The Purge, lo sfogo. Da noi la notte del giudizio. Speriamo che questo secondo capitolo, Anarchy, sia all'altezza del primo. Sicuramente è un'idea originale. Questo film è ambientato in un futuro prossimo, in un mondo simile al nostro, e reso distopico proprio dal governo, che risolve il problema della violenza legalizzandola. Così, per 12 ore all'anno, ogni cittadino ha diritto di commettere qualsiasi crimine desideri. Così la violenza si esaspera nella bestialità di crimini talvolta gratuiti, commessi per sfogo, appunto. Secondo me rimane quindi un film di consumo, ma nel quale si può intravedere qualche metafora socio-economica. Sicuramente una situazione che fa riflettere, soprattutto sul fatto che qualsiasi ragazzo della porta accanto, se indossa una maschera, può lasciarsi sedurre dalla brutalità senza il deterrente delle conseguenze, se non il rischio, anche eccitante, di una notte in cui vige solo la legge del più forte. Chi assedia e chi difende, chi vive e chi muore, chi decide di vivere comunque nella rettitudine e chi cede ai più biechi istinti.